Noi abbiamo iniziato questa attività nel 2005 e abbiamo iniziato facendo gli impianti per i vigneti, per la piantumazione della barbatella. Poi siamo passati a realizzare tutto l'impianto, mettere a dimora i pali, i fili, le ancore, a fare tutto il resto. Poi siamo passati alle prime vendemmiatrici e a fare la vendemmia meccanica. E dopo, per ultimo, abbiamo visto che c'era anche l'esigenza da parte di alcune aziende di avere una gestione agromeccanica, quindi fare trattamenti, diserbi, le legature, e siamo arrivati ad oggi ad avere tutto ciò che serve per la gestione del vigneto. Io, quando ho iniziato, ero mosso da tanta passione, sicuramente. Forse quando sei più giovane, è quella che riesce poi a mandarti avanti, a farti fare un passo dopo l'altro. Sicuramente la parte più difficile secondo me è stata riuscire ad avere la fiducia degli agricoltori, perché quando vedono arrivare un ragazzino di 23-24 anni, anche un po' magari un po' arrogante, e a mettergli in mano il frutto del lavoro di un anno, nel caso della vendemmia, o a realizzare il vigneto che deve durare 30 anni, 35, 25 e dire lo progetto io, lo faccio io, era una cosa che non tutti accettavano. Consiglieresti questa strada a un giovane che voglia iniziare o che stia cercando un'attività? Sì, io sì, perché il mondo è grande, c'è lavoro per tutti e se uno è mosso da passione, è un lavoro che non finisce mai, è un lavoro che non arriva mai. E quindi secondo me uno che inizia e inizia magari portando delle idee nuove è solo una cosa positiva per tutti noi.